Eleganti col caldo, 5 consigli. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi si parlerà di eleganza. È possibile essere carine, chic, eleganti nonostante faccia molto caldo? Scopriamolo in questo video, ma prima, come sempre, vi chiedo un sostegno con un pollice in su e per tutti i nuovi arrivati vi ringrazio, vi invito ad iscrivervi al canale così non perderete i video futuri. Primo consiglio è di indossare dei vestitini molto leggeri. Io li indosso continuamente, vestitini tipo chemisier, ma anche di altri modelli, vestitini in base al vostro gusto, in base anche un po' ai tessuti che amate di più. In ogni caso, carini anche quelli in stile un po' anni 60, ma molto belli anche i prendisole. O abiti a portafoglio o tutine, ma se non vi piacciono i vestiti, io conosco donne che non amano i vestiti, carini anche un paio di pantaloncini in lino o semplicissimi in cotone o tipo sahariana. C'è davvero l'imbarazzo della scelta per rimanere eleganti anche col caldo. Il consiglio più banale del mondo, scegliere sempre colori chiari. È ovvio, però so che ci sono persone che preferiscono in generale i colori scuri. Allora, perché no? Però optiamo per i colori scuri, soprattutto di sera. Sono più adatti, perché colori scuri d'estate e di giorno, oltre a tirare un caldo tremendo, non sono bellissimi. Consiglio poi di puntare sugli accessori per arricchire il look, perché quando fa caldo tendiamo davvero a indossare poche cose e a volte il look potrebbe apparire un po' anonimo, un po' scialbo. Quindi a volte l'uso degli accessori, come potrebbero essere cappelli oppure occhiali, bracciali, magari di quella gioielleria fine e sottile, un bel paio di espadrilles o comunque dei sandali particolari, magari dei sandali gioiello o anche semplicemente il make-up, non dico chissà quanto, però dare un tocco di dettaglio che fa la differenza. A volte bastano anche dei semplici orecchini a lobo, quindi in base un po' al vostro stile, è carino arricchire il nostro look con degli accessori. Altro consiglio molto carino, secondo me, e utile, sbizzarriamoci con le borse, nello specifico le borse estive, le borse in paglia, le borse in macramè, raffia, juta. C'è l'imbarazzo della scelta con questi, materiali freschi, anche belli, leziosi, romantici, perfetti da abbinare sia a un vestito che a un pantaloncino. Possiamo davvero dare un'ode a questa meravigliosa stagione con il nostro vestire. Le borse, che sono l'elemento da me preferito, sono l'emblema proprio della femminilità. Un dulcis in fundo, un ultimo consiglio cruciale, ecco, la scelta del make-up d'estate non è così semplice, dipende un po' dalla nostra pelle, dall'effetto che noi vogliamo ottenere, da come la nostra pelle reagisce anche al sole, quindi è utile magari spendere un pochino di più per una buona crema viso con filtro di protezione solare, magari che prevenga le macchie o che eviti di far venire i brufoli, perché a volte dei prodotti troppo grassi insieme al sole, la pelle ad esempio col sole tende a compensare buttando fuori degli oli e si creano più imperfezioni, almeno questo è il mio caso. Quindi andando a scegliere e selezionare i prodotti di skincare adatti, giusti, riesco a prevenire questo problema. Quindi la giusta base e poi dopo, magari per quanto riguarda il make-up, un velo di crema colorata, se non ci piacciono le creme colorate per vari motivi, io conosco donne che proprio non sopportano le creme colorate, possiamo optare per dei fondotinta leggeri specifici per l'estate. Ci sono diversi marchi che ora vi metto qui in sovraimpressione, davvero vari, perfetti per l'estate, e giocare tanto con gli illuminanti, giocare con i gloss colorati, burri labbra, tutto ciò che rende la nostra pelle, il nostro aspetto, le nostre labbra succose, rimpolpate. Bello anche avere un effetto di ciglia più ricche, magari niente make-up con queste ciglia un po' più importanti. Mi raccomando, non esagerate perché tutto ciò che appare artificiale si vede e vi va un po' a ingrezzire, un nuovo termine coniato oggi.
vi va un pochino a togliere in quanto a raffinatezza, quindi se vi piacciono le ciglia finte o tutti quei trattamenti che si usano adesso, fatelo con criterio, con gusto. Io a volte vedo delle persone che si mettono queste ciglia, queste extension, con queste ciglia fintissime, tra l'altro anche i loro colori sono differenti e l'effetto è davvero bruttino, molto artificiale. Quindi per assurdo, meglio avere le nostre ciglia naturali, così molto semplici, una bella abbronzatura, un po' di luminosità sugli zigomi, un po' di pelle arrossata dal sole, un pochino di gloss, fa niente se rimane qualche macchiolina, ma nel complesso siamo davvero piacevoli. Quindi la classe, come dico spesso, è proprio un'armonia di tutto, non è solo le singole ciglia, non sono solo le singole unghie. Ecco, importante anche le unghie, non per forza dobbiamo avere mille colori, io vabbè, rosso banalissimo, però poi di solito cambio, passo a dei colori neutri, poi con la pelle abbronzata sono carini anche colori nudi, che magari durante l'inverno andrebbero a rendere il tutto un po' più smorto, ma con l'abbronzatura è un effetto molto carino, quindi cambiano anche i colori degli smalti o dei semipermanenti o quello che vi piace di più. In ogni caso è sempre bello, per quanto riguarda il discorso eleganza, perché a volte alcune persone mi dicono ma io mi vesto come voglio, certo che sì, però quando si parla, come nel mio caso, di eleganza, ci sono comunque delle regole di base, dei canoni ben precisi per avere un aspetto più elevato e più raffinato. E allora l'equilibrio, come in tutte le cose. Io ovviamente aspetto i vostri commenti e vorrei sapere qual è il vostro parere in merito, qual è il vostro trucchetto per rimanere sempre eleganti anche d'estate, magari anche coi capelli che li lasciamo al naturale. Nei prossimi video magari si parlerà anche di questo argomento, fatemi sapere se vi piacerebbe parlarne, ecco. Io sono a vostra disposizione anche per le idee, per i nuovi video, perché sono sempre a caccia di nuovi contenuti e nuove idee. Io vi ringrazio per aver guardato il video fino a qui, come sempre, noi ci vediamo fra qualche giorno al prossimo video.